一起漫步，一起奔跑，坐在那山岛，我也一直多一喜欢，能有一天努力为伴。大家好。Oggi voglio introdurre un argomento che avevo già trattato sul blog su www.corsodicineseblog.com. Vi lascio comunque il post del box informazioni e riguarda proprio i titoli dei cartoni animati Disney tradotti in cinese. La cosa simpatica appunto è che sono tradotti e hanno dei nomi completamente diversi, anche proprio la, oltre chiaramente il discorso del suono, perché è diverso, si pronunciano completamente diversamente, in maniera diversa. La cosa simpatica è anche scoprire che cosa vuol dire quella traduzione, perché i cinesi sono molto più semplici di noi. Iniziamo. Disney si pronuncia più o meno uguale e si pronuncia Disney, Disney. Si pronuncia più o meno simile. Biancaneve e i sette nani invece è Pai Sui E Gon Tu, che sarebbe principessa Biancaneve. Semplicemente. Pinocchio si dice Muo Chiu Chi e vuol dire le avventure del burattino. Muo Chiu Chi. Il titolo che mi piace di più è Dumbo, che non riprende il nome dell'elefantino, ma spiega chi è. Cioè un Xiao Fei Chang, cioè un elefantino volante, un piccolo elefante volante. Alice nel Paese delle Meraviglie è Alice, quindi è il nome Alice Meng Yu Jian Qi. Alice Meng Yu Jian Qi, orientativamente. E vuol dire proprio Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi qua non abbiamo storpiato più di tanto. Pocahontas. La traduzione non è col nome della protagonista, ma in cinese è Feng Zhong Juyuan, che dovrebbe più o meno, la traduzione non la conosco bene, dovrebbe essere il romanzo del vento e comunque la storia del vento, che secondo me è storpiato, sicuramente diverso, ma molto più poetico. Per quanto riguarda invece Frozen, che è un cartone che ho amato tantissimo, è l'ultimo che ho visto in realtà, però non so se vi è piaciuto, a me è piaciuto tantissimo Frozen, ed è tradotto con Storia tra ghiaccio e neve, che in cinese è Bing Xue Qi Yuan. In cinese invece mi piace moltissimo anche il nome di Mulan, che appunto è la storia della guerriera cinese, che in cinese appunto è Hua Mulan, che vuol dire in realtà, allora Mulan è magnolia, Hua è fiore, quindi fior di magnolia. Ah, parentesi, voglio sfatare anche un mito. Questo ne ho parlato con svariate mie amiche cinesi. Adesso, se anche voi avete qualche notizia a riguardo, fatemela sapere. Perché molti mi avevano detto, quando è uscito questo post, dicevano: ma no, ma in Cina i video sono stati, i cartoni animati della Disney sono censurati. Comunque non si vedono, i cinesi non li conoscono. Come mai? Perché? Perché appunto in Cina censurano qualsiasi cosa. Allora, quello che io posso dirvi al riguardo è quello che mi hanno detto le persone cinesi con cui ho parlato. Chiaramente vorrei avere anche un'informazione un pochino più precisa ed esatta al riguardo. Per quanto riguarda loro, in realtà ai cinesi non interessano le storie che propone l'America, in questo caso che propone la Disney, perché è che loro non si identificano con le storie che la Disney propone. Hanno altri cartoni animati, hanno altre serie che guardano. E un'altra cosa che c'era questa mia amica che era sconvolta del fatto che non si ricorda neanche un titolo, perché sono difficilissimi da ricordare e soprattutto anche da scrivere, perché ci sono chiaramente a volte alcune parole, alcuni caratteri che proprio non usano mai. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Io e Lana, che sta semidormendo, fatti un po' vedere che stiamo qui a casa, fa un caldo pazzesco. Oggi fa un po' caldo. Non mi rompete questa collanina, mi raccomando, eh. Zaijian.